ragazzi, ciao a tutti e bentornati sul canale di White Vape. Oggi recensiamo un liquido nuovo. Lo Sniper del Santone dello Svapo. Un tabaccoso adetta appunto del Santone per rigenerabili. E noi l'abbiamo messo sul rigenerabile. Ma non solo. Io l'ho messo anche nella PAL One Pro. Un liquido al tabacco. Si consiglia di miscelarlo con 10 ml di base neutra. Fatto? Fatto. Ok. A 26 gradi? A 32. Perché siamo... Di più noi. Allora, in realtà l'ho voluto mettere su due dispositivi, perché nasce, è vero, per rigenerabile e va benissimo così. Però volevo vedere anche come reagiva sulle coil del Nautilus alla fine. No, quindi lo proviamo come ci viene consigliato, ma anche... Allora, partiamo... Anche perché, scusami, sarebbe come un po' se uno chef dicesse il piatto è buono, però solo se è impiattato in questa maniera, su questo tipo di stoviglia, mangiato solo in questo ristorante a questa determinata ora. Cioè, un piatto se buono è buono, dopo... E a quel prezzo! Cioè, poi dopo un piatto se... Tu lo sai, un piatto se buono è buono, poi dopo magari puoi dirmi meglio così... Io so se il piatto è buono. Lui lo sa. Ma non perdiamoci in altre ciance. Oggi sono molto felice perché il mio amico Nicola mi ha fatto il regalo di Natale io l'ho fatto a lui. No, non è vero, se l'è portato da solo. Lo andiamo a provare, provalo. Io lo sto svapando già da stamattina. Allora, un buon tabaccoso. Mi ricorda la fusione di un tabacco Kentucky e di un Latakia. Sì. Un po' legnoso, affumicato. Sì, sì. Allora, anche io non ho voluto leggere in realtà quale tipo di tabacco fosse all'interno. Volevo vedere un attimino cosa riusciva a darmi la prova di svapo principalmente. Non mi dispiace per niente, bello asciutto. Sì. Non ha nessuna nota cremosa. No, assolutamente. Proprio puro tabacco. Questo è un tabaccoso. Questo è... Qua riconosco il tabacco quando mi... Tabacco. Non è per niente male. Non mi dispiace per niente, è buono. Buono. Non mi dispiace per niente. Allora, io ci sento anche io del Kentucky, principalmente. Ci sento questa nota di affumicato che però è lieve. Non è come... Sì, non è un... Non è un latacchioso. È da toscano, proprio. Ah, ci sta. È giusto quella nota per farlo sentire senza prendere. Forse c'è anche dell'Oriental. Però non così, mi dispiace. Di botto così, not bad. Ora lo andiamo a provare sul Duetto Reburn. Quindi gli stiamo già facendo i complimenti come non è stato consigliato. Adesso lo andiamo a provare come è stato consigliato. Esatto. E ci farà schifo. Non credo. Rigenerato sul Duetto Reburn con un cavo InnoWire da 28 gauge, 5 spire su punta da 2. Prova, buon Nick. E ora, mentre tu fai questa cosa qui, vorrei fare in diretta la andare a vedere che codice la madonna, perché non lo togli che fai prima. Allora, no, è perché avete presente il codice quello admin uguale, però per gli smartphone cosa sarà mai? Scrivetelo nei commenti. Allora, una volta era 4x6, poi mi hanno detto che era troppo satanico, l'ho cambiato. Solo tu puoi avere l'iPhone. Cos'è che cerchi? Safari o Google. Basta chiedere. Cioè, allora, ce l'ho messo proprio in un'icona che si chiama Internet e dentro ci sono tutti i browser. Chissà dove sarà Safari. Vorrei farvi vedere come ha organizzato tutto. È Sganagausen. Allora, forse va alzato un pochino il wattaggio, secondo me. Ma un po' bassino. Devi premere quello centrale e poi alzarti. Allora, okay. Allora, tabacco orientale, perfetto. Base di Virginia, forse era quel morbido che si sentiva.
irrobustito da la tacchia. Quindi allora, noi sì, abbiamo sentito un Kentucky, ma in realtà era un Oriental indolcito da un Virginia. Però devo dire, ragazzi, questo qua è veramente buono. Buono, mi piace. Questo è un buon tabaccoso. Sì, ci andavano un paio di watt in più. Questo prova, è un buon tabaccoso. Sì, vabbè, ovviamente su un atomo rigenerabile è un pochino serio, è molto, un'altra cosa, ma è come molto tutti più liquidi, buono. Cioè. Sì. Qui diventa molto più buono. Beh, dai, questo ci sentiamo di promuoverlo a pieni voti, un buon tabacco, adatto secondo me un po' a tutti i palati, perché unisce... il duetto. Unisce le note piacevoli delle varie tipologie, non mi dispiace, anzi lo... Buono, buono. Complimenti al Santone, ha fatto un ottimo liquido, anche agli aromatieri che senz'altro gli hanno saputo dare una mano e consigliarlo. A questo gli do un bel 9 io. Assolutamente. Passato a pieni voti, ragazzi. Abbiamo voluto anche fare una prova su un dispositivo non rigenerabile, giusto per vedere come reagivano le coil. Effettivamente il liquido è piuttosto scuro. Adesso ve lo faccio vedere dalla PAL, perché da lì non si può vedere, però come potete vedere è abbastanza scuro. Non abbastanza è strong. Non è scurissimo. Però devo dire che è buono. Sì. Sai cosa? Avendo letto adesso, il Virginia lo si sente di più qua che qua. Qua viene miscelato completamente con l'Oriental e sai con la cosa, punta forse anche perché comunque io adesso riesco a sentire sai cosa, forse anche questo c'è da dire una cosa che siccome è rigenerato da New Cotone Nuovo, magari bisognerebbe magari farci un tank prima di no è un cotone che parte subito quello che ho usato. No, è che proprio la resa del liquido è differente. Qua riesco... Qui senti una nota... Adesso che abbiamo letto che c'è il Virginia, svapolo. La nota mielata, la nota un po' pagliosa del Virginia, la riesci a percepire di qua? Sì. Mentre di qua no, perché viene completamente miscelato con il buono. Buono, mi piace. Buono, è croccante. Cavolo. Buono. Cavolo, c'entra il croccante. Vorrei cogliere l'occasione per salutare Giodà, il dio dello svapo, facendogli notare il mio look, perché mi ha gentilmente fatto notare che indosso sempre la stessa maglietta nei video. Non è perché sono povero e ho una maglietta sola, lo dico, e diciamo quella è la mia divisa da lavoro. Io vengo qua da lui dopo il lavoro e... Esatto. Se vedete Nicola vestito sempre uguale, perché in realtà adesso che abbiamo un po' di iscritti iniziano a fare domande, cercare di capire. In realtà Nicola non lavora per me. Io e Nicola siamo buoni amici, l'abbiamo detto nel video presentazione che forse avete visto o forse no, lo ripetiamo. Ci siamo conosciuti perché mi ha installato la fibra al negozio, poi è venuto a acquistare la prima sigaretta elettronica, siamo diventati amici e poi a Nicola è venuta l'idea di aprire appunto il canale dedicato allo svapo. E quindi siamo arrivati qua adesso a farvi delle recensioni, per questo che lui quando lo vedete sempre con la maglia blu, ma perché effettivamente finisce di lavorare e viene da me in negozio e se ho tempo registriamo. Detto questo, ragazzi, che dire, se non vi siete ancora iscritti al canale fatelo, commentate lì sotto con le vostre domande o i vostri pareri se avete già provato questo liquido. Se volete una delle mie magliette usate, faccio come quelle modelle che vendono le mutande. Che dire, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati e che lo svapo sia con voi. Tu che voto gli dai? Io ho detto che gli davo 9. Non l'ho detto, lo dico ora. È un ottimo liquido, ve lo consiglio. No, a parte gli scherzi, niente marchette, niente leccate di culo, perché l'altro ci faceva schifo. L'altro che detto. Detto, questo è... invece è veramente buono. No, questo è buono, ci sentiamo di consigliarlo. Assolutamente. Bene, ragazzi, alla prossima. Ciao, ragazzi. Ciao.